Signori, buongiorno a tutti. Ci troviamo qui nella zona di Acquaviva di Nerola, su questa strada che poi porta, diciamo, lì nella zona di Acquaviva. Quindi, parlando forse a circa 10 minuti dalla stazione di Passo Corese, ci troviamo immersi in questo bellissimo terreno ampio, di circa un ettaro abbondante. Poi, diciamo, avrete sicuramente modo e tempo di verificarlo tramite la documentazione in possesso della nostra sede. E l'immobile che andiamo a presentare praticamente è tutto questo bel terreno, per gran parte sfruttabile, insomma, inserito in questa splendida atmosfera di querce, in una zona di campagna, diciamo anche abbastanza tranquilla, ma nello stesso tempo non isolata, perché praticamente poi c'è tutta la parte adibita a di altre abitazioni, insomma. L'ingresso principale, vabbè, poi è da un attimino immaginarselo, perché sostanzialmente c'è tutta questa parte qui che costeggia, diciamo, la parte boschiva, che andrebbe, diciamo, fino alla parte rustica che adesso andiamo a presentare. Un immobile, diciamo, completamente rustico da ricostruire, su cui, diciamo, il suo accatastamento attuale è di civile abitazione, quindi praticamente bisogna presentare una sorta di progetto per ristrutturare questo fabbricato e poi, diciamo, consegnarlo al vero e proprio fine abitativo, insomma. Ecco, diamo uno sguardo veloce ancora sulla parte retrostante del terreno. Io lo chiamerei, diciamo, questo bel punto di situazione di querce, perché poi vedete, insomma, queste piante così importanti. Il terreno è chiaro che si sviluppa prevalentemente in piano, c'è da sfruttarlo un pochettino, da immaginarselo, diciamo, anche a vostro gusto e piacimento, però diciamo che sostanzialmente è un prodotto molto valido. Su questa parte adesso c'è tutta, diciamo, la parte boschiva, che sicuramente andrà pulita, ma c'è una bella vista lì, si vedono, diciamo, i monti Sabini dalla parte della Salaria, e questa è tutta la parte, diciamo, sottostante dell'immobile. Probabilmente questo era un prodotto in precedenza sfruttato come ricovero agricolo, magazzino. Poi adesso non so, diciamo, che tipo di utilità avrà, che secondo me andrà recuperato, o andrebbe recuperato in parte, perché strutturalmente sta anche abbastanza bene. Andrebbe recuperato in parte per costruire poi una unità abitativa secondo le vostre esigenze. Questa è tutta la piana anche qui davanti, quindi immaginate che venendo con la macchina sarebbe possibile tranquillamente creare qui un'area parcheggio, no? Questo è tutto il villino che vedete, e lì c'è poi la splendida vista, diciamo, sia sulle campagne limitrofe, ma in profondità anche nelle zone romane. Ecco, qui c'è un'altra bella quercia abbastanza importante. E sopra praticamente prosegue la parte, ecco, la vedete, boschiva. Qui c'è questa bella piana che poi sostanzialmente, diciamo, abbraccia tutta la proprietà anche sull'angolo retrostante. Io via via vi mostrerò ovviamente il tutto, che sicuramente è molto più comprensibile eventualmente tramite visite sul posto. Quindi questo è il viale che hanno creato, diciamo, in maniera un po' approssimativa per arrivare, diciamo, fin qui. Vedete, le utenze ci sono, c'è l'energia elettrica, l'acqua e il gas da portare, l'acqua c'è da impostarla. Quindi, insomma, le possibilità ci sono anche a livello di utenze. Qui c'è un piccolo disimpegno, ovviamente adesso è uno stato, diciamo, di abbandono totale, però di possibilità, come ripeto, ce ne sono diverse. Questo è tutto il vano, molto grande, vedete, i solai sono benissimo. C'è da sicuramente smantellare, o quantomeno, diciamo, riaprire questa parte o sfruttarla, diciamo,
in maniera diversa, da rifare il tetto senza dubbio, però vedete insomma anche i cordoli di cemento stanno anche abbastanza bene su tutto il perimetro, diciamo, dell'abitazione, compresa la parte sottostante, quindi c'è da un attimino ridare un po' una rinvigorita, se così vogliamo dire, in questo ambiente, ma poi diciamo è un immobile abbastanza sfruttabile già di per sé. E qui c'è poi un altro vano, speriamo che si apre, che ci dà, no, non si apre, che praticamente è proprio grande, che dà sulla parte ancora retrostante, quindi dovrebbe essere grosso, come grosso modo grande come questa parte qui. Io, signori, con queste immagini vi ringrazio e vi do un appuntamento alle visite. Arrivederci.